Allora, siamo qui in compagnia della nostra influencer Natalia. Come fa? E quindi, cara Natalia, io ho saputo che hai fatto l'attracco all'hotel Excelsior. Insomma, sì. Raccontaci un po' che cosa, che cos'è, come ti sei sentita. Insomma, quella è una cosa che hanno fatto, insomma, Brad Pitt l'anno scorso. Uma turma. Infatti io oggi ero molto agitata e possono confermare il mio team. Proprio per il... A parte che l'ho sempre visto in televisione, ho sempre visto un po' i miei miti, quello che sono stati anche la mia infanzia, i miei idoli, così, farlo. E quindi farlo io, mi tremavano le gambe. Cioè wow. Io ero sulla barca e mi tremavano le gambe. Ho visto anche delle foto che hai postato, perché mi sono andata a spizzare, come si dice a Roma, il tuo profilo Instagram. Sì. Tra l'altro sei bellissima. Grazie, anche stasera con questo abito stupendo, lucente. E ho visto la tua foto con questa mise, questa camicetta bianca, un tacco viola, affrontare insomma questo attracco. Look un po' classico, forse un po' troppo città, ma vabbè, è da quello giorno. Che, sì, da giorno, quello che diciamo mi rappresentava di più. È inutile che arrivavo con un vestito molto elegante, cosa certo. Che non mi rappresenta del tutto, quindi un po' quello che io mi faccio vedere per quella che sono. Certo, quindi a prescindere dal luogo, proprio quella che sono e non... Comunque, nonostante ecco, i look impegnativi, sì. Riesci comunque a mantenere la tua personalità, sì, sì, sì. No? Infatti domani sorprenderò. Dacci una piccola preview, un colore, un allora, tessuto. Ti dico solo che io mi sono sentita sempre un po' una principessa. Perfetto. Sia dalla parte della mia famiglia che dal mio ragazzo. E quindi domani volevo rappresentare un po' questa sia armonia della mia vita che di quello che mi sento io e vorrei essere. Ok, quindi perfetto. Domani sarò a Cenerentola. Cenerentola, allora guarda, ci apposteremo davanti, uscirà dall'hotel Excelsior, immagino, sì. Ci apposteremo lì e vedremo insomma delle foto magnifiche, no? Sì, il sì. Colore si può dire per darci un ma piccolo Cenerentola spoiler? Cenerentola lo sai già come è colore. Ah, allora ho già immaginato, ecco, un colore pastello sicuramente. Senti, si parla molto di questa nuova professione che nasce proprio negli ultimi anni del 2000, no? Quindi dal 2017-18, sì. Che è quella dell'influencer. Sono arrivata un po' tardi, diciamo. Vabbè, meglio tardi che mai, insomma. Pensate, no? Io circa 3 anni fa non avevo Instagram e non sapevo cosa fosse. Perfetto. E come hai scoperto questo mondo? Cioè, come l'ho ti scoperto principalmente quando sono cresciuta e sono uscita un po' da quello che è la mia amata Valtellina, che okay. È il paese dove sono nata, la provincia dove sono nata, e uscendo e scoprendo anche quello che è il mondo esterno, ho scoperto anche questo qua, questa cosa digitale che sono i social. E poi da lì è iniziato quel mio percorso che sia tramite scuola, tramite i social, ho iniziato a intraprendere tutte e due le cose, perché io mi occupo di make-up principalmente. Ah, perfetto! Quindi io non mi ritengo un influencer totale, cioè moda, beauty, un po' lifestyle o cose del genere. Io sono beauty. Ok, quindi mi stai dicendo che tra le varie tipologie di influencer ovviamente certo. Esistono, no? Quello per certo, il beauty, quello. Viaggi. Qual è tra gli influencer quello che ti piace di più? Quella no. O quella che ti piace di più? Chiara Ferragni per me è un modello di ispirazione perché è sempre stata se stessa e non ha mai dovuto imitare qualcuno. Perfetto. E tantomeno idolare qualcuno. Quindi è lei, diciamo. Secondo me è lei a livello lavorativo, di professione, in maniera pulita. Poi a livello mio personale ci sono dei truccatori, che siccome faccio make-up, faccio beauty, sono dei truccatori mondiali che non sono social del tutto, però certo, comunque si fanno intraprendere. Sì. Siccome intorno alla figura dell'influencer, che a me per esempio piace molto personalmente, si aleggia un po' un alone di mistero, ci vuoi dire più o meno un po' come si svolge la tua giornata, no? La giornata tipo di un influencer. Allora, la giornata tipo è... Ma io non ho una giornata tipo, secondo me l'influencer non ha una giornata tipo, in base alla sua, ai suoi pensieri o il suo modo di esporre le sue idee, automaticamente va, trasmette delle cose alle persone, ai suoi follower, anche le sue sensazioni, il suo umore. Quindi tu comunque comunichi molto anche con i tuoi sì, follower. Sì, comunico molto, io cerco di essere e di essere più trasparente
trasparente possibile. E tante volte vedi una persona in realtà, quando la vedi dal vivo, che è totalmente diversa dai social. Certo. Quindi io sto cercando, che è molto difficile come cosa, di scindere tutte e due le cose. Tutte e due le cose, la vita reale e i social sono due cose diverse, però che si dovrebbero unire, diciamo, unire, amalgamare insieme. Però magari mantenendo un minimo di lato privato. Ecco, per te, secondo te, è importante mantenere una minima allure di privato, o è giusto che effettivamente un tuo follower, visto che sei un influencer, sappia esattamente tutto, umori e quant'altro? Io tante volte mi stacco, cioè io glielo dico anche ai miei follower: ragazzi, guarda che oggi non voglio stare tranquilla, voglio stare una giornata con il mio ragazzo, voglio stare con la mia famiglia e ci vediamo domani. Ah, quindi direttamente. Può darsi che domani gli racconto delle cose, non gli racconto i minimi dettagli, però gli racconto. Perfetto. Però non del tutto, perché sennò, secondo me, non vivremmo bene la nostra vita, perché ognuno ha la sua intimità. Beh, immagino che l'intimità, almeno per quello che penso io personalmente, sia una cosa molto importante e vada preservata sicuramente. Beh, io ti ringrazio, Natalia Paragoni, per Radio Città Aperta, per averci deliziato innanzitutto della grazie tua beltà. Grazie. E grazie mille, è stato molto interessante, così sfatiamo questo mito, insomma, del follower. Assolutamente. Anzi, dico che questo è un lavoro a tutti gli effetti, anche se la gente non è ancora nell'ottica che questo sia un lavoro, ma vi assicuro che è più impegnativo tante volte di un lavoro. Io facevo l'estetista e vi assicuro che è più impegnativo questo che fare l'estetista di 12 ore continuo, però finisci 12 ore e non pensi più a nulla. Certo, è comunque la tua vita. Anche quando dormo, anche quando vado in vacanza, io perennemente la mia vita è Instagram, è mostrare, è creare contenuti. Quindi a prescindere, anche se voglio prendermi una giornata di off, dici basta, voglio stare in non ciabatte mai, ma sicuramente riesci. Anche in ciabatte e pigiama sarei stupenda, quindi alla fine viva anche la tranquillità. Grazie, ecco, io ti ringrazio. Grazie. E Natalia Paragoni per Radio Città Aperta, ciao.